Signore e signori, buonasera e ben ritrovati al Pardini Sporting Center per quest'ultima penultima gara del campionato di Coppa Italia. Sì. Buonasera, sì, da buonasera. Abramo Becchini, com'è Abramo? Tutto a posto? Sì, tutto a posto. È recuperato? Sì, ho recuperato, ero un po' stanchino. Perfetto, alla grande, meno male è recuperato, io non ce la faccio, sta assenza di lui. Allora, andiamo a leggere le formazioni. Ospiti, stasera vedremo un'altra bellissima partita, ci auguriamo uno spettacolare divertimento per tutti, per il pubblico, da casa, qui in presenza, insomma si sta riempendo piano piano il Pardini Sporting Center, vedrà la rotellistica, i padroni di casa contro l'Oca e Prato. Allora, andiamo per ASD Oca e Prato 1954. Con il numero 10 Vespi Francesco, col numero 5 vicecapitano Maurizio Baldesi, col numero 4 Oscar Barbani, col numero 6 il capitano Tommaso Benelli, col numero 8 Lorenzo Mugnai, col numero 21 Alberto Capuano, col numero 3 Lorenzo Capuano, col numero 18 Jacopo Raggioli, col numero 11 Andrea Santoro, col numero 1 il portiere Barzi Lapo. Dunque gli starting five per l'Hockey Prato sono Vespi Francesco, Baldesi Maurizio, Barbani Oscar, Benelli Tommaso e Capuano Lorenzo. Ora andiamo a leggere la formazione della rotellistica Camaiore. Vai, vai, si inizia. Ah, buonasera a tutti. Grande. Vai. Con il numero 33 il capitano Marco Bandieri, con il numero 17 Andrea Caliumi, con il numero 55 Alonso Moreno Bruno Eduardo, con il numero 77 Maremmani Giacomo, con il numero 21 Matteo Pardini, con il numero 4 Mattia Raffelli, con il numero 47 Ballesterro Rainuma German, con il numero 9 vice capitano Niccolò Mattugini, con il numero 7 Riccardo Bellè e con il numero 35 Mattia Taitti. Gli starting five sono Mattia Taitti, Bruno Alonso, Matteo Pardini, Giacomo Maremmani e Niccolò Mattugini. Allenatore Alberto Orlandi. Assente qui Davide Motarana a causa delle giornate di rosso. Eh sì, questo pesantissimo rosso che si farà sentire sulla partita di questa sera. Comunque i ragazzi sapranno dare il loro grande contributo come sempre. Buona visione a tutti. Ricordiamo che anche questa sera ci sarà il premio per Man of the Match. Scusate un problema tecnico. Allora, anche questa sera, dicevo, scusate per l'attesa, anche questa sera il Man of the Match verrà offerto dai tabacchi da Irina. Ricordiamo anche che domani mattina presso sempre il Pardini Sporting Center si terrà il concentramento mensile del mini hockey, parteciperanno circa 22 squadre, un numero fantastico, 22 squadre, inizio alle 9:30 nel 3 contro 3 e poi a seguire il 4 contro 4. Ricordiamo anche la punta di diamante di questa società che è il tutto in pista, lo strumento che ci serve per reclutare nuove leve da destinare al pattinaggio artistico e altra sezione importante della rotellistica è il nostro amato hockey. Ecco l'arbitro che fa cenno
Siamo pronti alla battuta. Loki Prato. E subito tiro di Baldessi. Sì. Mattocini recupera palla. Per Maremmani. Per Mattocini. Alonso. Mattocini si scambia la palla. Pardini. Fatto. Un po' di Valdese recupera palla in questo momento, incrocio tra il numero 4 Barbani, tanto Pardini recuperata palla per Alonso. Tiro di Maremmani, provata a stoppare la palla da Mattocini davanti alla porta. Tiro fuori di Capuano Lorenzo al numero 4 Barbani. Attenzione, rovescio di Baldessi. Bianelli, Baldessi. Capuano, palla recuperata da Maremmani, questi a Pardini, Pardini tiro di fuori di molto. Capita. Barbani per Baldessi. Baldessi per il numero 3 Capuano. Recuperata palla. 2 contro 1, 2 contro 2. Eccolo. Ecco, ora qui davvero ci sarebbe da tirare via il microfono, no? Veramente. Come si fa a sbagliare questo gol? Che la palla era praticamente dentro. Benedetto il Santo Graal. Ragazzi, come si fa a sbagliare questo gol qui, eh? Non si può stoppare la palla, bisogna buttarla dentro e via, non ce la fa tanti riccioli. Allora, palla in questo momento occasionissima del... ha preso qualcuno nella spalla. Non era alta. Nel gomito, mi suggerisco, nel gomito. Speriamo che non sia fatto male perché... ha preso una bella pallata. Alonso per Maremmani. Il nuovo Alonso, retropassaggio per Maremmani. Accompagnato e recupera palla il capitano Benelli. Non c'è da fare. Allora, no, tiro, bomba di Maremmani. Bello stop, intervento, bella girata di Mattocini, ma poco efficace, forse era un po' troppo dritto. Stop un po' incespicato il numero 4, bella girata di Baldessi. Mancinaccio, attenzione. Attenzione a questi incroci. Beh, recupero palla di Alonso, contropiede, 3 contro 2. E anche lì bisognava tirare di prima. Eccolo. Che parata che ha fatto, che intervento. Eh sì, bravissimo il portiere Vespi. Bel intervento, veramente bello. Complimenti. Tanto palla recuperata da Pardini, questi per Maremmani. 20 e 33 alla fine del primo tempo, risultato 0-0. Chiusura stretta del e
tiro altrettanto nello stretto di Alonso sul primo palo. Dicevo, chiusura stretta veramente del Prato, sotto gamba del numero 4 Barbani, ma niente da fare. Alonso non si schiodano di lì, quadratino stretto stretto, 1 2 3 4 5 e palla ciao. L'allenatore Bianchi Tommaso che palla con i suoi ragazzi, palla e è andata a finire, bellissimo drop si direbbe in gergo rugbistico, eh? Bellissimo drop, ma questo è hockey, non è rugby. Oh, finalmente, bello, Alonso si riscatta. Si riscatta Alonso dopo, dopo il primo errore. Bel gol, bravo, bravo Bruno Alonso, bello bello. 1-0, 19-24. Attenzione, girata del capitano del Prato Benelli, pericolosissima, meno male che non c'è spiccato. Barbani, attenzione, Alonso per Mattugini, i due si scambiano palla, questi a mare in mani per Pardini, attenzione, palla che carambola un po' di qui un po' di là, per adesso palla recuperata dal Prato con Baldesi, Barbani, poi di nuovo Baldesi, bel recupero di Alonso, contropiede, 2 contro 1, eccolo lì, bella parata, posizionato molto bene Pardini, ma era un tiro un po' telefonato e il portiere è stato bravissimo a recuperare il tiro, bella parata in incrocio, attenzione Barbani per Baldesi, non arriva troppo lungo, contropiede del rotellistica con il trio mare in mani, attenzione, dicevo con il trio Alonso, mare in mani, Mattugini, palla alta e mare in mani riconquista palla, largo per Pardini, accompagnato, c'è ancora il falco Mattugini davanti alla porta, stoppa la palla fra stecca e piede e pattino, scusate, eccolo lì, peccato, era buono il passaggio filtrante nel quadrato, incrocio, attenzione tra Barbani e il numero 3 Capuano, finta di tiro forse un po' poco efficace perché è un po' troppo lenta la finta, ripartito Baldesi, Capuano, attenzione, tiro accompagnato, recuperata palla da Barbani, Baldesi, Capuano, tiro di Capuano, rimbalza sulla stecca di Maremmani, time out chiesto dalla panchina dell'Hockey Prato. Risultato a 16:52 dalla fine del primo tempo, 1-0 dopo un gol clamoroso sbagliato di Alonso che si riscatta in un bellissimo tiro di prima intenzione.
due gesti tecnici veramente di pregevole fattezza da parte del portiere Vespi Francesco. Ricordiamo che stasera a Viareggio c'è anche il derby. Sì, il derby. C'è un derby versilese, Centro Giovane Viareggio contro il Forte Remarmi. Risultato parziale? No, è iniziata ora. Ah, è iniziata ora, scusate. C'ho il buon Abramo che mi dà gli aggiornamenti dai campi. Fine time out. Tanto è uscito il capitano Benelli Tommaso. È entrato il numero 11 Santoro. La battuta Capuano Barbani. Valdesi. Di nuovo Capuano. Giro palla a 3. Valdesi, finta, tiro accompagnato, anzi un tiro cross per Santoro, recuperata palla da Mattugini e Alonso, questi per Pardini. Pardini scivola palla in retropassaggio per Mattugini, questi per Alonso. I due si scambiano palla, Pardini e Mattugini. Attenzione, chiusura stretta, poteva rilanciare il contropiede il Prato, niente da fare. Un po' troppo poco efficace questo tipo di caricamento, ha preso Capuano nella mano, brutta storia, brutta storia. Se poi succede come è successo al nostro coach Giorgi Matteo, che c'ha un dito, gli è diventata una pallina da tennis. Auguri Matteo per la tua pronta guarigione. Ora è quasi guarito, sarà. Pardini. Oggi Pardini o arriva dopo. Stasera, ma arriva dopo. Oh mamma che stop, mamma mia che stop. Attenzione sotto gamba, attenzione, c'era Mattugini, c'è Mattugini, c'è. Attenzione Mattugini, c'è. Stiamo buoni, per piacere, stiamo buoni, stiamo buoni. È uscito Valdesi, è entrato il numero 8 Mugnai. Tiro di Santoro, parata di Tahiti. Che roba è quella lì, è andata bene. Palleggio di... Attenzione, cosa voleva fare? Tanto contropiede del... Oh mamma, come l'avevo visto in terra. Barbani ha provato l'affondo solitario, ma giustamente, poi saggiamente decidere di passare a Capuano. Questi al numero 8, Mugnai. Capuano di nuovo in possesso di palla, Barbani. Barbani, attenzione, Santoro davanti porta,
da solo, nessuno che si prende la briga. Di 3, uno non ha deciso di andare a prendere la palla. Tahiti controlla e gliela gestisce saggiamente. Maremmani, attenzione, pressing, lieve pressing. Ci ha già messo un po' in difficoltà. Attenzione, bel passaggio, bel passaggio di Pardini. Doppio tiro di Maremmani. Attenzione, punizione. Santoro, Capuano, 9-2, si scambiano palla, contropiede di Pardini. Pardini, ah, peccato. Pardini, Bruno Alonso, di nuovo Pardini, eccolo! Bravo Alonso, bravo Pardini. Bello, bello. Bravi ragazzi. Tutti a guardare però i difensori del Prato. Attenzione, intanto ne approfitto subito Mugnai per passare la palla a Capuano, ora Barbani. Finta, scarica palla per Mugnai. Tiro di Mugnai fuori. Maremmani recupera palla. Già in controllo, sotto controllo di Barbani. Maremmani. Mattugini, Alonso, bel passaggio di prima di Pardini, la palla non filtra, Barbani, bel recupero di Mattugini, 2 contro 2, bello, bello, alza e schiaccia, bello, 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 golazo, sì, questo è veramente un golazo, questo è veramente un golazo. Eh sì, ma infatti stasera c'è Mattugini. Ora Pardini, se ritrova anche lui, possiamo già dire andiamo a preparare la pizza. Allora, stasera i ragazzi stanno partendo lentamente, ma stanno veramente partendo bene. Andiamo, stiamo trovando ancora più entusiasmo. Forza ragazzi. Buon movimento di Maremmani che decide saggiamente di gestire la palla in zona centrale. Ah, peccato questo sbuccione di Mattugini. Recuperata palla dallo stesso Mattugini. Si ferma Maremmani. Pardini. Pardini parte. Eccolo lì. Aveva visto bene, peccato che non ha controllato bene la ricezione. Capuano. Barbani, attenzione, carica il tiro. Oh, Santoro, bel inserimento e bella copertura di Pardini sul tiro di Barbani su rimbalzo. Alonso. Alonso controlla palla. Vieni, vieni, vieni. Fa male la schiena, sta tutto gobbo. Allora, Capuano. Mugnai, Barbani. Attenzione. Perde palla, ne approfitta Mattugini. Stasera Mattugini è veramente indiavolato. Stasera vuole fare il vampiro. Bella pressione di Pardini. Ora Santoro sotto passaggio del bella palla di Capuano per Santoro che non approfitta per andare a conclusione. Palla recuperata da Maremmani.
questi per Alonso, ed è il rigore, fallo, ha preso una stecca sulla capoccia il nostro Mattugini. Ora esce mare in mani ed entra German. Proviamo forse a far inserire un altro tiratore da fuori. ...3-0... Maita. Andiamo a vedere il rigore che lo batterà lo stesso German contro Vespi. Ricordo alla fine della partita il man of the match offerto da Tabacchi, da Irina. Attenzione, subito German alla battuta. Mamma mia che mano bassa, bomba di Germa. Bella cosa Tevez, ma se la gestiva forse con due mani sulla stecca sarebbe stato meglio. Sì, ma proprio bella idea di Pardini. Ragazzi, con una mano sola bisogna andarci a giocare a padel. Oh, che si gioca con due mani. Eccolo! Bella uscita di Vespi, bella il tiro, bella parata. Attenzione! Complimenti ai due atleti, Mattugini e Vespi. Poteva essere un pochino più efficace il tiro di Mattugini. Bello, attenzione, bellissimo intervento di Tahiti sul numero 21 del Prato. Sotto gamba, niente da fare. Cosa voleva fare lì? Andava un pochino più semplice. Attenzione Mugnai contro Mattugini, 3 contro 2, 2 contro 2. Bell'intervento difensivo del numero 21 del Prato. Scusate, bel recupero che ha fatto Tahiti. Pardini, peccato. Numero 21 è Capuano Alberto. Capuano Lorenzo tira accompagnato. Mattugini, esce Alonso, entra Maremmani, Pardini, Maremmani, Mattugini e di nuovo Maremmani. Abbiamo 3 forti marmini in campo. Ex. Pardini. Come? Pardini è stato anche al forte marmino. Sì, giusto, 4 ex forte marmino tecnicamente. Il giusto. Portiere. E il portiere, quindi tutto. Vedete che il portiere è fresco di scudetto dall'anno scorso. Puntata assalto da parte di Capuano Alberto. Da parte del Prato. 6 minuti e 35 secondi alla fine del primo tempo, risultato di 3-0.
go di Bruno Alonso, assist di Bruno Alonso e gol di Pardini, e poi Mattugini un alza e schiaccia veramente da cineteca. Bell'intervento di Maremmani, 3 contro 2, attenzione, legge la situazione Mugnai e rilancia il Prato con Capuano Lorenzo, attenzione, i due Capuano si incrociano, niente da fare. Pardini controlla palla e saggiamente decide di rimandare ad altra situazione l'affondo contro un Prato che sta timidamente tirando fuori la testa a cercare la combinazione giusta per poter assaltare la porta e l'area della rotellistica. Tanto German, tiro raso terra, un tiro raso terra, passaggio per Maremmani. Capuano Lorenzo, attenzione, Alberto, è recuperata bene la palla da Pardini, dice taglia dentro. Tutto Mattugini prova, ma Vespi legge la situazione, interviene su Mattugini, rilancia il contrappiede, palla anche lì, altro drop bellissimo, altro drop, sì. Secondo time out chiesto dalla panchina della panchina del Prato. E anche stasera ringraziamo gli amici del Croce Verde Lidurica Maiore per l'assistenza e il sostegno sia per le partite in casa della nostra prima squadra che per, e soprattutto per le giovanili. Ricordiamo allo stesso tempo il man of the match di questa sera che è offerto, ringraziamo la tabaccheria da Irina. Intanto è ripartita la gara rotellistica Camaiore Prato, risultato di 3-0 a 4 minuti e 20 secondi dalla fine del primo tempo, risultato di 3-0. Ricordo gol mancato di Bruno Alonso su assist di Mattugini e poi dopo lo stesso Alonso che recupera in maniera magistrale con un bellissimo gol di prima. Un po' di maretta in campo, Maremmani ha chiesto scusa e voleva ancora tirare l'acqua sul fuoco il giovane Capuano. Vediamo un pochino se tutta questa verve la porta sulla stecca e la pallina. Oh, bel movimento, bel giro, bene bene, bravo bravo Maremmani. German per Maremmani, chiuso dai tre difensori del Prato.
Mugnai per Capuano. Intanto è rientrato anche il capitano del Prato, Capuano Alberto. Sotto gamba di Capuano, ma stoppa saggiamente German, che prova il passaggio ma niente da fare per Pardini. Mattugini scivola, Mattugini, forse la pista sta cominciando a dare segni di un po' di umidità. Toro, Mugnai, Capuano, passaggio per Benelli, i due si scambiano palla, Benelli, Mugnai, nessuno che contro, attenzione, un bel buco lasciato dalla difesa ma recuperato dal saggio Mattugini, attenzione, poteva esserci un bel alzo e schiaccio di Pardini. Retropassaggio dietro porta a Maremmani, eccolo, bella girata di German in caduta. Finta di tiro e niente da fare, eccolo lì, nulla. Toro per Capuano, carica il tiro alto sopra la traversa, anche lui stava per fare un drop. Pardini si ferma dietro porta, scarica palla per Maremmani, bello. Peccato, bel movimento che ha fatto Maremmani. Maremmani sta facendo delle buone partite, mi piace veramente, quest'anno mi piace veramente. È più concentrato. Bella girata, bello stop e girata quasi al volo di German. Ecco, siamo a un minuto dalla fine, meno di un minuto, 10 secondi alla fine del primo tempo, risultato di 3-0. La partita tutto sommato tranquilla, ma niente da fare, attenzione, e Capuano sbuccia, e giustamente Tahiti, tutti a guardare la palla come al mini hockey, che mancavano 5 secondi, e giustamente Tahiti si imbufalisce. Fa un po' accorciare le distanze, veramente nessuno che guardava. Era uscito l'omino Kinder. Ci vediamo alla fine di questa pausa. Ringraziamo per Man of the Match, Tabaccheria da Irina.
Ben ritrovati signore e signori spettatori, nuovi appassionati e non. Secondo tempo, Rotellistica Camaiore, ASD Prato 1954. Ricordo alla fine della partita il man of the match che verrà offerto dalla tabaccheria Irina. Ringraziamo gli sponsor di tutti questi eventi del Man of the Match che ci danno la possibilità di veramente dare ancora più risalto agli eventi interni delle partite di casa della nostra squadra. Mamma mia che stop! E dare un piccolo incentivo ai giocatori in gara per ricevere il premio. Tanto di nuovo il Prato che si posiziona in maniera molto chiusa, con un bel quadrato stretto stretto. Pardini tira ma viene stoppato dalla difesa del Prato. Nel frattempo c'è Pardini per Maremmani. Maremmani per tiro di Maremmani, ma trova il portiere Vespi. Riparte Prato con Capuano Lorenzo. Riparte Camaiore con Alonso. Si girata, pallo. Bellissima azione di Alonso. Riparte di Prato con Capuano Lorenzo. Però recupera meglio l'Alonso, però inquadra un po' male Mattugini. Adesso Alonso che trova un numeretto, però non riesce. Vai, 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 vai. Intanto Maremmani che ragiona. Alonso per Maremmani, Maremmani per Alonso, ci ragiona. Maremmani, Mattugini. Però inquadra un po' male Alonso, però riparte Prato con Baldesi. Baldesi ragiona, trova Barbani, però un po' di confusione tra bello, di loro, ecco. Bello, contropiede, traversa. Però recupera l'argentino. Per Pardini, Maremmani. Pardini, Alonso finta ritiro. Comincia a scivolare. E ora Pardini Ottir passa la palla. No, mi ero sbagliato. Pardini per Maremmani. E scusate Alonso. Pardini litiga un po' con la pallina. Però inquadra bene. Mattugini, Maremmani, finta il tiro, voleva cercare Alonso, grande azione che però, diciamo, l'arbitro dice 45, sono scaduti di 45. Ripeto, c'è la ripetizione. Sì, 2-1. Intanto è Barbani per il Prato che ragiona, trova Baldesi, scadano i no, fallo per blocco, un blocco, anche perché poi ve lo dico, i blocchi si fanno non a punta ma normale. Mattugini per Maremmani, Pardini per l'Argentina Alonso, Maremmani per Alonso, Maremmani, ed è Alonso, gira dietro porta e inquadra Maremmani un po' sbucciata la pallina, però Pardini tira e viene intercettato da Raggioli.
Prato con Raggioli. Baldesi, che parte Baldesi per Barbani per Baldesi per Capuano Lorenzo, che trova Baldesi, Barbani che combatte con Alonso, Barbani per che tira, però viene intercettato da Alonso, però viene intercettato a modo da Barbani. Alonso ed è Baldesi sotto gamba che trova Barbani si cerca il numeretto, però è fallito. Trova intanto è contro piede cameretto, 2 contro 1, tiro, gioca un po' con la pallina, mare e mani, ma vabbè. Alonso per Pardini, mare e mani, bello, cercato nel buchino laggiù, raso terra e gol di Alonso Moreno Bruno Eduardo, e si va sul 4-0, un risultato un pochino pesante per gli ospiti. Bravi ragazzi, 4-2, grazie Abramo, preziosissimo come sempre. Time out chiesto dall'allenatore Bianchi. Bel movimento, ci aveva già provato nel primo tempo ma rimane a fare quei 2-3 passaggi filtranti nella difesa del Prato, ma erano stati presi, intercettati. In questo caso ho visto una piccola indecisione delle difese, Marimani da buon stratega, quest'anno veramente si sta comportando bene il ragazzo. E secondo me potrà fare ancora molto di più. Non ha ancora dimostrato il suo reale potenziale. Attenzione, intanto c'era Benelli solo come una spia davanti alla porta. Chi lo guarda? Lo guardi te? Davanti alla porta c'era... ma non si gioca a occhi ghiaccio, quindi qualcuno lo doveva guardare. Intanto Maremmani ha salito da 2, riesce a liberarsi di palle Bruno Alonso contro Benelli. Eccolo lì, peccato. Ci ha provato, buono. Intanto Baldesi. Baldesi controlla la palla, passa per Barbani. Barbani prova a passare la palla, ma Capuano non capisce e perde palla in favore di Mattugini. Mattugini per Maremmani. Di nuovo, stessa procedura. Nel frattempo è entrato l'ex man of the match Raffaelli Mattia, pronto a scatenare tutto, la sua furia. Ha preso una steccata nel garetto, come si dice a Viareggio. Tutto da rifare. È uscito Pardini. Raffaelli appostato davanti alla porta, cercano l'assalto e trattiene, ha fischiato Barbani, trattiene necessariamente Raffaelli, giustamente l'arbitro appostato lo fischia. Bene
Attenzione, ci prova Maremmani, Barbani, Capuano libero e Tahiti controlla insieme a Mattugini che rilancia Alonso, finta, palla larga, scarica per Maremmani e ripassa, peccato, brutto passaggio, ma bel recupero di Mattugini, 2 contro 2, 3 contro 2 siamo. Attenzione, peccato, no, uomo sponda di Maremmani, di nuovo Maremmani, Mattugini, eccolo. E insomma, non era completamente con i ginocchi a terra, ma secondo me questo gol era regolare. E anche che signor gol che aveva fatto, vabbè, proprio di fino, se vogliamo dire, però diamo i colori, facciamone un altro, ancora meglio, ancora più bello. Tanto Barbani, chiusura della difesa, e saggiamente Maremmani decide di far ripartire un Alonso che fa filtrare palla per Mattugini, e c'era, e c'era anche pronto Raffelli per il rimbalzo, eccolo, forse leggermente un po' troppo lento nel movimento, ma l'idea era veramente buona. Intanto Mattugini tiene palla, perde palla in favore di Capuano che si invola, tiro e sbuccia la palla di rovescio, ginocchia vanno piegate. Mattugini, Raffelli, si scambiano la palla i due, questi di nuovo Raffelli per Maremmani, bel inserimento, peccato, perde palla ma cerca di recuperarla come un leone Maremmani, attenzione quella stecca sopra la testa che la fischiano, Baldesi prova a far passare la palla ma interviene Raffelli, e questi per, eccolo lì, Maremmani, 3 contro 2, peccato, peccato, brutto passaggio perché Maremmani era sulla scia pronta a tirare di prima in porta. Raffelli, tanto si scalda nelle file del Prato, Mugnai, eccolo lì, mamma mia che cosa sta per fare, e infatti non ha ancora tutto il potenziale, ho detto prima, bravo, per quanto possa essere stato critico con Maremmani lo scorso anno, quest'anno veramente lo devo elogiare perché fin dalle prime partite si sta comportando più che egregiamente. Bel tentato attacco di Raffelli in anticipo, peccato che non è riuscito, messaggiamente ha frenato e subito si è riportato sotto la palla. Maremmani di nuovo all'attacco, bellissimo a copertura, fa tutto da sé il giocatore del Prato, recuperata palla da Capuano, il raddoppio di marcatura del rotellistica, Mugnani, eccolo lì, peccato, buono, buono, buono Mattia Raffelli, bel recupero, seguito a ruota Mattugini, eccolo lì, bello, bello scambio, bello, ci siamo ragazzi, ci siamo, bella chiusura, è uscito, no. Da fermare il gioco, dai, riempie di meglio di prima ragazzi, c'era un contropiede, e riparte, forza ragazzi. Mattugini per Pardini che è rientrato, questo di Maremmani, attenzione, poteva essere un bellissimo dai vai, bel passaggio filtrante di
Alonso trova l'assist, interviene Capuano da solo, Barbani, bella parata di Tahiti, bella parata di Tahiti ed è blu. Era già un po' che era in odore, un po' troppe polemiche. C'è un bel clima nella panchina della rotellistica alla battuta Mattugini. Colò Mattugini contro Vespi, attenzione, finta, nulla, prova l'alza e schiaccia, niente da fare. Marimani incita i compagni in campo. Prova controlla le palle ma ci litiga un pochino, bel recupero, bel recupero, eccolo, eccolo lì, bravissimo Alonso che nonostante i colpi ricevuti e le cadute scampate è riuscito a fare un bellissimo assist per Mattugini. Mattugini prontamente come un falco raddoppia, come il raddoppio di Alonso nell'assist. Due assist e un gol. Eh sì. 12:54 alla fine della partita, risultato di 5-0. Doppia parata del portierone del Prato. Barbani alla rincorsa. Santoro stoppa male la palla. E Raffaele Mattia recupera la palla in maniera pregevole, bel controllo di palla, bravo Mattia, entra dentro, attenzione, prova da solo Mattugini ma niente da fare, recuperata palla da Mugnai che rilancia Barbani in volo sotto gamba, fa tutto da sé. Cartellino blu che ci poteva stare e non ci poteva stare, che ha fatto un... sì, però allora fisca. Ha fatto il sottogambe e c'era la stecca. Ora, quando uno è volontario, se no, vabbè. Che fai? Ah. ...12-19 alla fine della partita, risultato di 5-0, punizione di prima a favore del Prato alla battuta Barbani contro Mattia Tahiti, l'altro portierone. Gol di Barbani, raso terra, battuto Pardini. Pardini stasera con il tiro di rovescio. Ottimo, forza ragazzi. Tanto Marimani è entrato. Sì. Batti, batti, batti.
Sì, entrano varie mani. 3 secondi, niente da fare. Finiti 45. Santoro, Barbani. Barbani. Tallonato da Mattugini. Mugnai. Barbani. Barbani, Mugnai, si scambiano la palla, blocco di Santoro, tanto c'è un parapiglia fra i giocatori della Rotellistica e il Prato. Retropassaggio di Mattugini per Pardini. Di nuovo retropassaggio per Pardini e Mattugini. Salta il portiere, casca. Probabilmente nello scontro ha preso un colpo il portiere. Nel collo, nel salto di Mattugini. Dieci minuti alla fine della partita, risultato di 5-1 per il padrone di casa. Ricordo il gol in doppietta di Alonso Mattugini. C'è resistenza su punizione di prima Barbani, un raso terra. Santoro per Mugnai. Posizione di palla di Barbani. Tallonato da Maremmani, Santoro. Benelli cerca di recuperare palla, ma Alonso si lancia in volata verso fondo campo. Retropassaggio per Mattugini. Maremmani, Pardini. Mattugini. Eccolo là. Che palla che ha dato, doppia parata di Vespi, veramente bravissimo questo portiere, bravo. Stop e spazzata di Tahiti. Attenzione, Santoro subisce il raddoppio di marcatura. Palla a favore della Rotellistica. Pardini per Maremmani. Maremmani per Mattugini. Mattugini si gira e ripassa di nuovo a Maremmani. Maremmani cerca l'assist da parte di
Alonso che non arriva e decide di passare a Pardini, Pardini che va dietro porta, controlla 18 secondi alla fine dei 45, eccolo, bel taglio ma niente da fare. Rovescio di Maremmani, si stava tutto, ce l'ha questo numero, si gira ma Alonso ma trova Mugnai sulla linea di passaggio e c'era Santoro pronto a ricevere palla, ma Mugnai, bella roba, bravo, bravo Maremmani. Passaggio di sponda a Matugini che voleva provare a tentare e perde palla. Benelli, Benelli prova l'assist per Santoro ma niente da fare. Pardini, Maremmani, ci stava, è in crescendo il ragazzo. Brutto passaggio da parte di, del Prato che stoppa la palla invece a metà campo. Pardini rimette in gioco la gara. Attenzione. Alonso, niente da fare. Pardini alza e schiaccia. Mattugini, Maremmani. I due si scambiano palla. Da solo. Poteva fare un qualcosina di più, eh. Attenzione. Ripartita la rotellistica. Ma il portierone del Prato intuisce. Time out chiesto dalla panchina. Dalla panchina della del Prato. Tanto c'è stato un cambio della guardia dell'estremo difensore del Prato. Minuti e 50 alla fine della partita, risultato di 5-1, rotellistica Camaiore ASD Prato 1954, e alla fine della partita il man of the match che è stato offerto da tabaccheria da Irina. È uscito Vespi Francesco, al suo posto è entrato Barzi Lapo. Ma anche nelle file della rotellistica abbiamo due new entry. Grazie. È entrato Beller Riccardo e Caliumi Andrea.
Calimo Andrea col numero 17 e Bella Riccardo col numero 7. Oggi c'è un po' spazio per tutti, attenzione, Capuano carica il tiro di rovescio. Prova il passaggio Santoro. Bella Riccardo recupera palla per Mattucini. Mattucini finta, si sposta, tira. Ah, niente da fare. Tanto Santoro da solo, indisturbato, va verso la porta. Capuano carica il tiro, raso terra, stoppa la palla, mare in mani. Caliumi cerca il suggerimento e il retropassaggio per mare in mani. Prova nel momento di taglio, bene Riccardo fa filtrare la palla. Attenzione, Capuano buca Caliumi, stesso recupera palla, retropassaggio per Mattucini, questi per mare in mani. Ci poteva stare, ce l'ha i numeri. Forza Niccolò, bella finta, peccato, di nuovo Capuano da solo, 2 contro 2. Il tiro ampiamente fuori, ma la palla è recuperata di nuovo. Attenzione, mamma mia come hanno affrontato questo 2 contro 1. Mare in mani alla battuta. Bellè per Mattucini che scivola e sbuccia lo stop. Capuano recuperata palla da parte della rotellistica, parte di Mattucini, mare in mani. Oh, ancora non vuole entrare questa palla, Santoro, Capuano, ci mette Pattino, Caliumi che salva. 3 minuti chiesto dalla panchina della rotellistica. Capuano, attenzione, solo Capuano come una spia, e rischio a 2 minuti e 46 alla fine della partita. Il risultato sembrerebbe, ma finché anche l'ultimo secondo non è mai detto, sta rischiando forse un po' troppo questa rotellistica. Tanto è rimasto solo degli starting five mare in mani. Capuano, attenzione, prova sotto gamba, niente da fare,
Poi di parapiglia, qualcuno ha perso una ruota. German ha rotto. Attenzione, German ai pit stop. È partita una ruota, rientra Alonso. Due minuti. Capone Lorenzo per Capone Alberto, i due si passano la palla, ma niente da fare. Due contro uno. Capuano, niente da fare, la difesa. Nella rotellistica è salda. Bellè Riccardo prova il tiro raso terra sul secondo palo, ma niente da fare. Brutta caduta di Maremmani. Un minuto alla fine della partita. Attenzione, contropiede della rotellistica. E chiede lì. La palla alta. Ma eccolo lì, niente da fare, 40 secondi, forza ragazzi, e portiamo a casa questa vittoria. Eccolo, niente, non vuole passare, complimenti comunque anche a Maremmani che ha fatto una bella partita. No, ecco fatto, ci mancava anche questa lì. Come si diceva, nell'occhio non è mai finita fino all'ultimo secondo. Capone Alberto contro Tahiti. E para. Contropiede. 14 secondi. Niente da fare. Niente da fare. E lo sbagliamo anche questo, ragazzi. Forza, forza. Vittoria della rotellistica. Alla grande, ragazzi. Complimenti veramente. Complimenti alla scuola che sta girando quest'anno veramente bene. Complimenti veramente. Un attimo che mi faccio portare il foglio dalla giuria per il man of the match. Ecco, man of the match viene assegnato a Niccolò Mattugini.
come di consueto i ragazzi della rotellistica vanno a salutare i loro beniamini nonché piccoli atleti di tutte le categorie. Ci ritroviamo in campo per le interviste di fine gara. Ringraziamo il man of the match offerto da Tabacchi da Irina e andiamo alla premiazione.